Rush finale per la festa della cipolla di Cannara, che domenica 11 settembre chiuderà la sua 36esima edizione. Forti del successo di presenze registrato la scorsa settimana, l'ente festa e i 600 volontari che ruotano attorno all'evento tornano all'opera nei sei stand gastronomici e tra le bancarelle della mostra mercato dedicata alle produzioni agricole tradizionali. Tante le iniziative nei prossimi giorni, sia in piazza San Marco sia in piazza Corte Vecchia. Domenica 11 le iniziative cominceranno di buon mattino alle ore 6:30 e dureranno tutto il giorno fino a tarda serata. Noi abbiamo sentito Roberto Damaschi, presidente dell'ente festa della Cipolla, che ha sottolineato il binomio inscindibile di Cannara con la Cipolla. Cannara è un binomio inscindibile con la cipolla, oltre il tornaconto economico, no, che per anni è stata e è tuttora nell'economia paesana, prodotto di punta, un prodotto principe, è assolutamente importante. Il sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, ha ringraziato i 600 volontari che danno vita a una festa meravigliosa. La festa da quando è iniziata ha fatto dei progressi incredibili, è diventata una bellissima realtà grazie all'impegno di tanti volontari che danno vita a una festa meravigliosa, che organizzano, diciamo, i loro stand in maniera ineccepibile.